Let's go, baby. Abbiamo finalmente il braccio per il microfono. Let's go, baby, e benvenuti a questo nuovo video. In questo caso, ragazzi, è un video che voglio condividere con voi per farvi vedere quelli che sono stati i miei regali di compleanno, che è venuto il 22 novembre, per chi avesse visto lo streaming, in questo caso, di compleanno. Ebbene, voglio farvi vedere un pochino di cose. Alcuni regali me li sono fatti io, altri invece mi sono stati fatti dai miei amici, dai miei sponsor, quindi voglio farvi vedere un pochino che cosa mi è arrivato per condividere questa gioia con voi. Eppure per ringraziare ovviamente quelli che sono i miei sponsor, i miei amici che mi hanno fatto questi regali. Per prima cosa, il braccio per il microfono, ragazzi. Ci possiamo fare tutte le figate più assurde. Posso pure fare così, girarlo poi così e fare un pochino il cantante, quello just wanna stand and watch me. E vabbè, avete capito praticamente. Comunque, oltre a questo, andiamo subito a vedere quelli che sono i regali che mi sono arrivati. Iniziamo subito con uno di quelli più speciali che mi sono arrivati dalla MSI. Bene, vi ricordate quando ho recensito il portatile dell'MSI che mi è arrivato? Mi serviva un portatile super potente, in grado da fare anche da desktop in quel caso, e parlo del GT72, che è questo qui. Guardate, è enorme, in tutti i casi è enorme, pesantissimo, è come portarsi dietro un desktop, oppure dentro uno zaino, è veramente pesante. E ho chiesto all'MSI se magari avevano in questo caso un portatile più leggero ma ugualmente performante. Proprio sono capitato a fagiolo e praticamente è uscita quella che è la nuova serie, che ora vi farò vedere. Sto parlando in questo caso del GE62VR. Mettiamolo qua davanti, io non vedo se lo sto inquadrando bene. VR perché sì, è già, diciamo, è VR ready, cioè si può ovviamente utilizzare la tecnologia del visore, in questo caso per la realtà aumentata, che non ho fortunatamente, ma voglio assolutamente provare perché è una figata. Già il pacco è, con tutto il packaging, è più leggero del PC che ho qua, del GT72, quindi andiamolo subito ad aprire e vedere com'è. Monta, ve lo dico subito, una delle serie nuove dell'Nvidia, in questo caso la GT10, in questo caso la GT1060 da 6 GB, se non sbaglio, quindi di una potenza spropositata. Ebbene, andiamo subito a vedere quelli che sono i componenti, o comunque andiamo a vedere il PC in sé. Per prima cosa apriamo la scatola. Voilà, voilà, eccolo qua. Andiamolo subito a vedere. Non spoileriamo niente, tiriamolo subito fuori così. La scatola la appoggiamo qua e andiamo ad aprire. Voilà. Questa plastichina poi la togliamo, eh. Eccolo qui, leggerissimo, sottilissimo soprattutto, come potete vedere, molto sottile e ha una potenza spropositata, ragazzi. Vi dico solo che lo schermo è 15 pollici in questo caso, se non sbaglio forse poco più di 15 pollici, mi pare sia 15.6, non lo so precisamente, è a ben 120 Hz, cioè potete giocare a 120 fps. 120 frame per secondo. Qui potete vedere le spec o comunque dei dettagli dell'MSI, che potete vedere qui. Comunque GeForce GTX 1060 è quello che interessa di più, poi ovviamente l'SSD di terza generazione e poi ovviamente il fatto che ha un raffreddamento particolare. Infatti le temperature sono veramente basse, ragazzi, l'ho provato in questo caso in fiera sia al Romix che al Milan Games Week ed è un portatile stupendo. Vediamo se c'è la carica. Già carico, è il momento di accenderlo. Bene, monta poi un processore, in questo caso un i7, se non sbaglio è un 6700, in questo caso quindi Skylake. E ragazzi, questo PC è favoloso, sicuramente questo qui è un backup, è assolutamente un PC che mi posso portare dietro agli eventi, in questo caso se voglio magari praccare, fare un po' di warm up la sera, giocare un po' quando sono in camera d'hotel o comunque quando sono lì in fiera. Quindi un ringraziamento speciale a MSI per questo fantastico portatile. Ragazzi, è veramente, cioè io vi giuro, è veramente leggero. È esageratamente leggero, quindi aspettatevi poi magari un'altra recensione o qualche altro commento su quelli che sono i dettagli più tecnici, perché lo voglio andare a provare. La tastiera è sempre della SteelSeries, come potete vedere, in questo caso non è meccanico ovviamente. So che hanno prodotto anche un portatile con la tastiera meccanica, che sicuramente poi
voglio provare o comunque vedere. Bene, devo dire, non male. Bello, il materiale è molto bello quello del case. Molto bello. Vediamo un po' se c'è scritto qualcos'altro di interessante. Quindi questo qui è il primo regalo. Grazie mille MSI per questo regalo. Sicuramente questo qui sarà il prossimo portatile che mi porterò a ogni evento, perché è leggerissimo e potentissimo. Quindi sicuramente per nerdare quando sono in camera, quando sono agli eventi, per montare video, questo qui è il top. Grazie ancora. Per chi lo volesse cercare, lo trovate nella descrizione, comunque quello, tutti diciamo, i dettagli, se volete andare a vedere quanto costa, cosa ha dentro, qualche recensione, trovate tutto qui sotto. E ricordatevi che ora nel periodo natalizio, assieme a questo, vi daranno anche dei gadget. E infatti, dato che MSI sa quanto viaggio, che vado agli eventi, ho LAN da giocare, eccetera, eccetera, mi ha regalato anche questo. Uno zaino proprio dell'MSI, in questo caso, come potete vedere, MSI Gaming. E niente, c'è proprio qui uno slot all'interno, nel tascone principale, in questo caso, che vedete qua, dove voi potete inserire il vostro portatile. Per chi è stato a Napoli questo fine settimana, ha visto che giravo ovviamente con questo zaino. Quindi potete prendere, tac, mettete il vostro portatilino e GG, messo dentro, chiudete e via, e ve lo potete portare in giro comodamente. E assolutamente questo portatile è tantissimo più leggero di quell'altro e specialmente anche più potente, costa anche di meno, quindi andate a fare un salto a vederlo. Grazie ancora per questo regalo che mi è servito veramente tanto, specialmente questo fine settimana. Ma andiamo a vedere gli altri regali. Per il secondo regalo arriva direttamente da quelli che sono i miei agenti, in questo caso Karim e Tito, proprietari del MOBA, come potete vedere qua dietro. Tac, avete già capito, chi ha visto in streaming in questi giorni già lo sa. Questo è un nuovo regalo, è una sedia della Quersus, che ringrazio tantissimo, mi è arrivato la mattina del 22, stavo aspettando dei pacchi per me, scendo giù e mi ritrovo questo pacco enorme. Questo è un regalo da parte quindi del MOBA, da quelli che sono i miei manager e da Quersus, che ringrazio tantissimo perché avevo bisogno di una nuova sedia. Avevo una DX Racer che era tutta scassata, mezza rotta, specialmente è molto piccola e sottile in confronto a questa che, come potete vedere, cioè è spessissima, è enorme. E la cosa più figa è che, tac, voi vi potete prendere, mettere qui, allungare quanto volete, potete proprio sbragarvi così e via. Io posso fare direttamente così il video, mi metto così, posso andare ancora più giù ovviamente, non lo voglio fare perché sennò sembra proprio che sto dondolando, però se devo dire la verità, uno gioca così, si mette là così, ta ta ta. No, è vero, non faccio più così, ora gioco su PC, cosa sto dicendo? Comunque, un ringraziamento speciale in questo caso a Tito, Karim, a tutto il MOBA e specialmente a Quersus per questa fantastica sedia che, devo dire, io ho avuto solo la DX Racer, ho provato la DX Racer e le Maxonomic in LAN che sono abbastanza simili. Ho provato la Quersus e ho detto: cos'è questa cosa? Cioè, è un trono, ragazzi, è il trono dei Sith Lord. Guardate che roba, cioè con tutti questi angoli, questo stile così, poi è morbidissimo, cioè voi dove poggiate c'è un cuscino fatto in pelle, qualcosa di grandioso. Quindi un ringraziamento speciale in questo caso, anzi facciamo così direttamente, guardate che carino. E questo qui è il secondo regalo, andiamo a vedere gli altri. Il terzo regalo, ragazzi, l'ho già montato, l'ho portato pure a Napoli e si tratta del mod kit per le Astro. Come vedete qua è praticamente vuoto, sono rimasti solamente le plates magnetiche. Cos'è il mod kit? Allora, il mod kit è un kit per poter modificare le cuffie Astro Gaming TR. In questo caso le fa diventare delle cuffie da LAN. Per prima cosa, al posto dei normali padiglioni, che ora vi faccio vedere, scusate, questo è un normale padiglione che è in spugna, avrete i padiglioni in pelle, ma in pelle morbidissima, comodissimi e in più insonorizzanti. Cioè questo qui alle LAN, dove c'è molto casino, ci sono i caster, le persone, eccetera eccetera, è stato veramente d'aiuto. E specialmente il microfono che vedete qua, che è molto più grande e ha tra l'altro un sistema in grado di catturare solo ciò che proviene frontalmente, ovviamente da questi buchini che vedete qua, e può quindi catturare in questo caso solo l'audio della persona che sta parlando e non l'audio di quello che sta succedendo intorno, come possono essere le casse dei caster, della musica, del match che sta venendo streamato, delle persone che urlano e così via. Quindi questo è un regalo grandissimo che viene da GameXP, ti ringrazio tantissimo Dario, per chi non lo sapesse Dario è il proprietario di GameXP, mi ha fatto questo regalo fantastico. Io ci ho messo poi le mie plates, ma dentro c'è un kit di plates particolari.
e veramente grazie perché mi sono servite tantissimo, e ora le Astro 40 sono molto più performanti. Come sapete, ho sempre detto che in LAN non erano il meglio del meglio perché non insonorizzavano tanto, il microfono si sentivano troppo i rumori ambientali, e invece così diventano veramente delle cuffie da LAN perfette. Quindi un consiglio, non costa nemmeno tanto, quindi grazie mille Dario per il regalo, perché mi hai dato veramente un boost per quando era la LAN a Napoli, grazie mille. Ora passiamo al quarto regalo, ragazzi, un regalo speciale. Questo viene dai miei amici. Io il 21 sera ho fatto la streaming di compleanno, sono venuti alcuni miei amici in streaming a farmi una sorpresa, proprio qui in casa, a mia insaputa. Poi il 22 siamo andati a bere qualcosa fuori, in un pub, a mangiare qualcosa, la torta, eccetera, eccetera. E poi, durante la settimana, venerdì, mi hanno dato questo regalo. Io erano giorni, anzi settimane, che mi lamentavo di questa cosa. Come sapete, avevo una tastiera enorme, la K90 RGB della Corsair, una tastiera, ragazzi, bellissima, una delle più performanti che si possono trovare sul mercato, una delle migliori, tutte in alluminio, col poggiagomito, tutte cose fighissime, ma era enorme. Aveva i tasti per le macro a sinistra, aveva il tastierino numerico, e io, giocando a un FPS, ho bisogno di tanto spazio per il mouse, e ogni volta sbattevo con la mano, con questa mano qui con cui tenevo il mouse, e mi facevo male, o sbattevo e graffiavo il mouse. Quindi in continuazione mi lamentavo e dicevo: ma perché l'ho fatto, perché ho speso così tanti soldi per questa tastiera? E mi lamentavo. Andiamo a bere, a mangiare qualcosa, come ogni venerdì sera, e niente, mi arriva questo regalo, ragazzi, la K, in questo caso 65 RGB, cioè la versione della mia tastiera senza tastierino numerico e senza i tasti per le macro, fatta apposta per avere il minimo indispensabile, specialmente per gli FPS o comunque per i giocatori che vanno in LAN. È piccola, è facile da trasportare, pesa poco e non ci sbatto più con la mano. Perfetto, ed eccola qua montata. Ho anche cambiato qualche tasto, in questo caso, però ve la faccio vedere. Fatemela tirare su. Oh, mettiamo il cavo dietro. Eccola qua, ragazzi, fantastica. Veramente una tastiera incredibile. Vi ringrazio tantissimo a tutti i miei amici perché, raga, sono stato felicissimo di questo regalo. Veramente felice. Perché che vi posso dire? Cioè, mi serviva, e in LAN si è dimostrato veramente così, perché ora non sbattevo più ed ero libero di fare movimenti verso sinistra. Quindi grazie ancora a tutti e grazie mille a chi è riuscito ad architettare questo regalo. E ora passiamo agli ultimi due regali, quelli che mi sono fatto io per me. Non vi parlerò di quello che mi ha fatto la Braga, perché sono regali nostri. Comunque, il regalo che mi sono fatto io per me, voi direte: che ti sei fatto, Power? Io mi sono comprato 200.000 mouse, ragazzi. Ora ve li farò vedere, li metto tutti qua sul tappetino. Allora, ve li faccio vedere tutti. Questi qui sono i mouse che mi sono comprato. In più mi sono comprato un tappetino, ora ve li inquadro. Allora, eccoli qua, ragazzi, qui ci sono le forbici con la punta arrotondata di Giovanni Musciaccia. Questi sono i mouse che mi sono preso, facciamoli vedere meglio. Allora, questi tre mouse che vedete qui sono, da sinistra verso destra, sono il Logitech G403, poi abbiamo lo Zowie EC1A e il G502. Allora, questo veramente, a sinistra che sto utilizzando ora, è uno dei migliori mouse che io abbia mai potuto provare o comunque utilizzare. Leggerissimo, sensore di ultima generazione, qualcosa di incredibile. Questo è quello che ho portato alla LAN, perché? Perché è molto, ma molto comodo. È abbastanza pesante, molto più pesante del G403, e la, diciamo, la comodità che si ha utilizzando questo mouse è incredibile. Guardate come la mano sta veramente bene sopra. Io ho una mano molto grande, bisogna dire. Questo è il mouse che sto utilizzando ora, che è molto leggero, devo dire, le mani ugualmente ci stanno sopra, è un pochino più corto di questo qui, però è ottimo. Questo mouse mi piace tantissimo, per la forma e per la grandezza. L'unico problema è il peso. Ovviamente per i PC gamer bisogna provare, bisogna testare, bisogna trovare il giusto, in questo caso, hardware. E quello che vedete sotto è il tappetino che mi sono comprato, un tappetino di una qualità incredibile, sempre della Logitech, si chiama G640, costa tantissimo, ragazzi, non vi voglio dire quanto, ma è incredibile, la superficie è buonissima, i materiali buonissimi sotto, ovviamente, alla gomma per non farlo muovere. E devo dire che col G403 il mouse scivola, che è un piacere, forse anche un po' troppo perché è veramente tanto leggero, come potete vedere, guardate, lo tocco e va da solo praticamente, mentre questo, come vedete, è un pochino più lento, pure perché ha dei gommini enormi sotto. Io questi due mouse li consiglio veramente tanto, sono degli ottimi mouse, ma voglio ancora provare un mouse che in questo caso è il Dead Thunder Elite, cioè
il primo mouse meccanico. Cosa vuol dire meccanico? Un pochino come la tastiera, cioè che ha i tasti meccanici e non elettronico. Ovvio, l'input è sempre elettronico, ma i tasti sono meccanici. È il primo mouse al mondo così, lo voglio assolutamente provare, quindi vedrò. Per ora io vi dico, questi due sono i due mouse con cui mi sono trovato al meglio. Ora voglio utilizzare il G403 perché muovendosi più velocemente ed essendo più leggero, con personaggi che richiedono tanta mobilità o comunque di muovere velocemente la visuale, come può essere Ana, Lucio, Diva, eccetera, eccetera, sicuramente sono un aiuto in più. Quindi assolutamente questo. L'ultimo regalo che mi sono fatto, ve lo dico subito qua, ma lo vedrete in streaming, beh, mi sono regalato l'armi d'oro per Diva, perché sì, sto giocando Diva dopo aver visto il buon Miki degli Envias e ragazzi è divertentissimo, quindi non giocherò più support in ranked, no, non è vero, lo giocherò sempre il support, però ora almeno con Diva posso carriare, non sono più frustrato che sono in balia degli eventi, capito? Di solito le ranked sono una serie di sfortunati eventi, Lemony Ranked proprio in questo caso. Comunque ragazzi, spero vi siano piaciuti questi regali che mi sono fatti e mi sono stati fatti, quindi un ringraziamento speciale in questo caso ad MSI, a MOBA, in questo caso quindi Tito e Karim che state guardando, grazie mille, a Quersus pure che ovviamente assieme a loro ha partecipato a questo regalo, a GameXP ragazzi per le cuffie che le ho messe qua, fatemele mettere perché veramente grazie Dario, queste cuffie mi sono servite tantissimo in LAN a Napoli, comodissime pure per sentire la musica mentre andavo in LAN, la gente che mi ha visto mentre andavo a Napoli lo sa benissimo, e poi ai miei amici per la tastiera, grazie ancora, e poi un grazie a me stesso per i mouse che mi sono regalato. Comunque, a parte gli scherzi ragazzi, un grazie di cuore a tutti per essere stati durante lo streaming di compleanno, un grazie a tutti per avermi fatto gli auguri e per essere stati partecipi di questa seconda LAN di Overwatch di cui siamo usciti vincitori. Io vi ringrazio a tutti, spero ci vediamo al prossimo video, ovviamente ci vediamo in streaming, ricordateci sarà un evento speciale. Let's go baby, grazie ancora.